è solo una partita. Qualcuno purtroppo ci mancherà per sempre. Siamo qui a sperare in qualcosa di positivo anche per queste persone. Ci abbiamo sempre nel cuore comunque quello che abbiamo passato in questi mesi, perché ho visto anche la città entusiasta, speranzosa ma composta. Sicuramente andranno in campo con la grinta per portare a casa il miglior risultato. Per noi già essere arrivati qui è una grande vittoria. I momenti, diciamo, di leggerezza che ci hanno dato le partite, le vittorie della nostra squadra, insomma, non è stata roba da poco. È un modo comunque per essere tutti più uniti, un modo comunque per riconoscerci come popolo, come gruppo e come tanto altro. È la narrazione dell'outsider, se ci pensi, no? Anche stasera il fatto che affrontiamo il Paris Saint-Germain quasi non sembra non a caso. Questa sera la popolazione si divide in due: quelli che tiferanno per Atalanta e quelli che non hanno un cuore. Terzo di recupero, l'Atalanta prende due gol in tre minuti. Tutte e due uguali. L'Atalanta comunque questa, Fabio. Portarla avanti fino a questo punto era davvero impensabile, è un sogno e purtroppo è finita male, però sono contento comunque perché è una grande squadra e sono orgoglioso di tifarla sempre. Grazie, grazie ragazzi, non abbiamo mollato fino all'ultimo, grazie mille. Ci avete fatto sognare davvero fino all'ultimo.